E vabbè, vediamo il trailer, vediamo il trailer. Eh sì, questa qua è l'opening in sottofondo. L'opening è nuova. Particolare sentire questo opening. Ah, eccolo, Mascolar, infatti. Avremo lo scontro con contro Mascolar. Madonna! Ma vabbè, basta. All Might, scopati i miei figli, proprio. Pure con gli occhiali da sole. Che fierezza. Ah, ecco pure Lady Nagant. Che poi, particolare sentire un opening del genere con Midoriya in questa condizione, nel senso, cioè Midoriya sembra, almeno dalle key visual e dalle immagini che avevo visto, e ve lo farò vedere, nel senso, mo, per evitare ovviamente sempre spoiler, evitiamo cose, Midoriya New Look, cioè vi faccio sempre rivedere la solita immagine, molto figa. Cioè, possiamo dire che Midoriya, io non me lo sarei aspettato. Questa qua è immagine presa dal manga, però non è spoiler, nel senso, spoiler, vabbè. Non la vedete se non volete spoilerarvi cose incredibili. Cioè, capite bene che con questa immagine qua mi aspettavo e mi aspetto tuttora che Midoriya abbia un twist. Cioè, la cosa che mi piacerebbe di più, ma che di solito mi piace anche un po' di più, è vedere un po' il protagonista che non è per forza buono. Cioè, a me i protagonisti che piacciono a me non sono quelli buoni che salvano sempre tutti, che devono, che non uccidono mai nessuno, ma sono pure i protagonisti un po' cattivi, cioè, capito? Un po' neutral evil, cioè che ogni tanto sono buoni, ogni tanto sono cattivi, una via di mezzo. E mi sarebbe piaciuto vedere in questo secondo arco narrativo un Midoriya un po' più cattivo, capito? Un po' più incazzato. E non per forza che si metta a uccidere le persone, mo no. Però da quello che avevo visto, da quello che mi sembrava che facesse presagire questo arco narrativo qua, mi aspettavo un Midoriya un po' più dark, un po' più cattivello. Però boh, da questo trailer in realtà non mi sembra. Cioè, nel trailer ci sta tutta l'opening gioiosa. Non lo so. Secondo me alla fine sarà semplicemente un eroe un po' più, come dire, ferreo, un po' meno buono del solito, però non è che diventa cattivo o cose strane. Tipo Tanjiro, sì, proprio uguale. E qua infatti si vede il tizio con la cicatrice. Sì, vi posso dire, sembra che il tizio con la cicatrice c'entri qualcosa con Bakugo, però staremo a vedere. Anche forse non credo sia molto importante. E poi sembra avere anche questa nebbia, la nebbia viola di questo predecessore qua. Ma vorrei vedere Lady Nagant, eccola qua. Madonna, ma che cazzo c'ha sul braccio? C'ha un cazzo di fucile di precisione sul braccio. C'ha un cecchino. Ma che è questa? Un'arma anticarro proprio. Beh, qua non mi pare ci sia niente da vedere, sinceramente. Ah, aspetta. Ah. Che cazzo è questo? Aspettate un attimo. Fermi. Non dite niente, fermi. Fermi che ci voglio arrivare io. Fermi un attimo. Sì. Allora sì, è overall. È overall. Sì. Ricordavo bene. Questa scena me la ricordavo bene. Reigen? No, raga, è palesemente overall. Ma quindi no, cioè che cazzo ci fa qua overall? Anche fosse. Perché più che altro lo salva lei. È lei che lo fa uscire. Quindi lei conosceva overall? Che robe strane. Vabbè, non lo so, cioè, penso sia overall, ma per il semplice fatto che lei l'ha salvato e che i capelli sono i suoi. I capelli sono proprio quelli di overall, quindi credo sia lui. Però anche fosse, che cazzo, perché stanno insieme? O forse l'ha ammazzato, questo qua è il cadavere di overall. Non lo so. L'ha aiutato per pietà? Boh, cose particolari. Niente, comunque, guarda, bello, bel trailer, bella key visual. Ripeto, questa parte si prospetta essere molto, molto figa. E non credo ci sia altro da dire. Andiamo a vedere il manga, brevemente. Però, tanta roba.
tanta roba. Il problema di sto arco è che nel manga è tutto un utilizzo immenso del colore nero, ma nella realizzazione della trasposizione non potranno mai adattare pari pari quell'atmosfera cupa. Potranno farlo sembrare, ma mai farlo uguale. Anzi, cioè, finora in realtà il problema principale di questa seconda stagione, di questa sesta stagione, è stato proprio anche che molti si lamentavano che non riuscivano a replicare la stessa atmosfera cupa di come è nel manga. Quindi non lo so, forse... cioè, che poi non credo ci vorrebbe molto a farlo, sinceramente, usare dei colori un po' più scuri, però beh, vedremo, vedremo. Cioè, con tutte le persone che sono morte, con tutti i problemi che ci sono, i villain, Deku che è diventato un cazzo di vigilante alla Batman e tutto quanto, ancora gli uccellini, il cielo azzurro, tutte queste cose, effettivamente sono robe che fanno perdere un po', cioè, ti aspetteresti da una situazione del genere una roba un po' più cupa. Però, vabbè, che tocca fare. Ecco, infatti, in realtà nel trailer sembra proprio così. È proprio nel trailer ci sta la pioggia che vi dicevo io. Cielo totalmente nero, con le nuvole nere, la pioggia. Quindi forse, effettivamente, sì. Ci sarà questo cambiamento. Che è cosa buona e giusta, è sacrosanto. Guardate qua. Cioè, non è che pretendo che devi diventare tutto scuro. Semplicemente pioggia, nuvole nere, un'atmosfera un po' più adatta alla circostanza. Ecco, questo ci sta, ci sta.